Bentrovati a un nuovo appuntamento con Weekend sul Lago. Noi cominciamo subito con il nostro reportage, però lo facciamo presentare a Pippo perché c'è stato lui. Dove sei stato, Pippo? Al Paralegnone di Corico, giornata stupenda, gara stupenda, persone stupende. Peccato tu non ci fossi, ma è stata veramente una grandissima domenica. Insomma, è mancata la ciliegina senza di me. Esatto, la torta c'era, la ciliegina purtroppo no. Ah, non è vero, secondo me ti sei divertito tantissimo, vediamo. 3, 2, 1, e la Corico ancora la partita! È veramente un'emozione questa prima edizione della Coro Run. Già questa mattina c'erano oltre 300 pre-iscritti e sta continuando ad arrivare gente, quindi sicuramente è già un successo, questo è già un successo. Per noi è la prima volta, è una cosa che abbiamo visto anche in altri paesi, ha un successo perché è divertente, coinvolge i ragazzi, viene svolta anche tra l'altro qua da noi, anche in un percorso veramente bellissimo e poi anche uno scopo benefico, quindi è bello parteciparvi. Ragazzi, le famiglie e i bambini hanno tutti voglia di partecipare, far qualcosa di diverso, poi siamo a fine estate, hanno ancora voglia di divertirsi, ecco, di far qualcosa tutti insieme, poi quando ci sono di mezzo le associazioni, se c'è la possibilità di devolvere il ricavato a un'associazione come quella di oggi, che è la Ti innamorerai di me, sono tutti ancora più ben disposti a partecipare, poi si è tirata fuori una bella giornata, i giorni scorsi non sembrava così bello, perciò sono ancora tutti più gasati. Ti innamorerai di me è un'associazione a sostegno del reparto di terapia intensiva neonatale e patologia neonatale dell'ospedale Manzoni di Lecco e svolge il suo operato a sostegno del reparto, dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Una manifestazione molto bella, chi si diverte di più, figli o genitori? I figli credo, però anche i genitori. Tutti insieme ci divertiamo, è una bella manifestazione, poi va tutto in beneficenza, è la cosa più importante. A questa festa chi si diverte di più, figli o genitori? I genitori ovviamente, ma anche tanto i bimbi. È bellissimo, una bellissima organizzazione, un bel evento, complimenti. Tutti quanti, anche i più giovani, i più vecchi, gli anziani, tutti, anche le carrozzine. Grazie, buona vittoria a tutti. I figli, dai, si divertono più loro. Si divertono di più le mamme o i figli? Secondo me i figli, però anche le mamme si divertono. La prima volta, sì, con mia bambina. In Svizzera ci sono manifestazioni così? Anche queste feste, ma per noi è la prima volta. Quanto tempo occorre per preparare i figli? Un'ora, calcoli che io ne ho tre, quindi un'ora ciascuno. È andato tutto bene. E siamo pronti per parlare degli eventi che verranno e ci proiettiamo un po' più in là oggi. Ci proiettiamo al 29 ottobre quando ci sarà la Sky Race Bellagio e lo facciamo con Franco Sancastani che è proprio l'ideatore di questa gara. Di che cosa si tratta? Allora, la Sky Race si tratta di una gara di trail running che adesso è una disciplina molto praticata. Praticamente è un percorso che si sviluppa sul terreno montano, nei sentieri che circondano il promontorio di Bellagio, partendo dal centro, dal lungolago, sul lungolago Europa, si percorre un tratto di strada per poi accedere alle mulattiere e poi entrare nel bosco. Dal terzo chilometro si fanno sentieri montani che portano fino dai punti più panoramici, dal Belvedere Nuvolone, che è un po' il terrazzo sopra Bellagio, che si trova a 900 metri, e lì è il punto dove chi non ha velleità di classifica solitamente si ferma anche a fare delle fotografie, al di là dei primi che solitamente guardano sempre per terra. Quindi c'è chi partecipa per vincere e chi partecipa per divertirsi. È uno sport che al di là degli atleti di livello, che comunque ci sono sempre atleti di classifica che loro cercano la prestazione, è uno sport che si porta dietro tanti amatori e tanti appassionati di montagna, di corsa in natura, che è uno sport che si presta molto a
un po' a tutte le età e oltretutto permette anche un volano per il territorio, per il turismo, perché si porta a seguito atleti, famiglie che vengono apposta per quanti visitare. Quanti chilometri? Allora, la gara si sviluppa su 29 km, a un dislivello di 1900 metri. Ok, quindi facile da ricordare perché è 29 ottobre, 29 km. Sì, l'abbiamo fatto apposta per fare in modo che non si dimenticano. Vabbè, a parte quello, toccando il punto più alto, il Monte San Primo, che è la montagna più alta del centro del triangolo lariano, diciamo, che è sui 1700 metri quasi. Ha una vista a 360 gradi sulle Alpi Retiche, la Grigna, l'Interland milanese. È il punto un po' più panoramico, che per chi fa è un po' l'obiettivo per chi fa la gara lunga, insomma. Dopo lì c'è un cancello orario che, se arrivi entro un determinato tempo, hai la possibilità di percorrere tutto l'anello e chiuderlo sul Lungolago di Bellagio, insomma. A che edizione siamo? Questa sarà la nona edizione, ormai sono 9 anni. E la partecipazione di solito? La partecipazione è una media di 500 atleti. Da tutto il mondo, mi sì, diceva prima. Sì, ci sono partecipazioni. Quest'anno abbiamo visto, ci sono già degli iscritti da Israele, dagli USA, Olanda, Germania, Svizzera. Insomma, è una gara che alla sua valenza internazionale. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno 25 di il giovedì, ottobre. Sì, giovedì 25 ottobre, alla mezzanotte. Ecco, io e Franco ci siamo conosciuti poco fa e Franco mi ha raccontato come è nata questa idea, che secondo me è una bella storia che possiamo condividere anche con i nostri telespettatori. Allora, sì, diciamo che io ho avuto una carriera agonistica sportiva per quanto riguarda il canottaggio. A 40 anni purtroppo ho smesso la mia attività principale e mi sono dedicato un po' per diletto, un po' perché ho sempre avuto la passione per lo sport, per l'agonismo, mi è sempre piaciuto, essendo ancora in buona salute per provare a fare qualcosa di diverso nel trail running, che è una disciplina che mi ha appassionato subito. Anche perché io la praticavo quando facevo canottaggio come allenamento a volte secondario, ma mi è sempre piaciuto perché mi perdo. Correre in ambiente naturale magari mi passa di più tempo, correvo 2 ore senza che mi assillava. Quindi non si è fermato alla passione per questo sport, ma l'ha trasformato in una gara. Esatto, poi girando un po' il mondo, un po' tutta Italia, vedevo dei posti meravigliosi. Perché non lo facciamo noi a Bellagio? Noi a Bellagio abbiamo un posto che non deve, è invidiato da tutti, dove la gente ci viene apposta per vederlo, per visitarlo. Ho detto proviamo a farlo anche a Bellagio, poi parlando così, perché di solito queste idee vengono sempre un po' così, però ti viene sempre quando sei in compagnia con amici all'inizio, perché alla fine hai bisogno. Sì, cioè, c'è un contesti che tipo uno dice, esatto. Ma perché non lo fai un po' per scherzo, un po' ci pensi, un po' la butti per scherzo, poi ci dormi sopra, il giorno dopo parli, esatto, con la moglie, l'amica, dici quasi quasi lo faccio. E dopo da lì è nata un po', si è innescata questa macchina organizzativa, che all'inizio è stata un po' improvvisata, però perché si andava un po' incontro a qualcosa che non avevamo mai fatto. A volte, chiaramente, nel momento in cui l'idea si è concretizzata, abbiamo coinvolto un po' giustamente perché l'assessore allo sport, il sindaco, giustamente per sentir loro ci hanno dato subito l'appoggio per poterlo fare, ci hanno sempre messo in condizioni di far bene. È una vetrina, fa da vetrina. Ah, poi è bellissimo il fatto, io lo sottolineo ancora, che da una passione si arrivi, cioè non basta avere la passione di divertirsi, ma viene la voglia di creare qualcosa. Sì, perché comunque è molto appassionante, coinvolgente, e a me dà ancora emozioni. A lei corre? No, io non corro perché purtroppo sono un po' troppo agonista di mio, di natura, quindi non ho più, adesso ormai quasi vado per i 50 anni. No, non l'ho capita questa, in che senso? Io no, non corro, io organizzo e basta per adesso. Correvo, io ho smesso di correre, adesso la organizzo e
Mi dà emozione, nel senso, mi piace vedere quando ma, parte ma quando in gruppo, correva, quindi non era uno di quelli che si fermavano a fare foto. E poi io no. Infatti, immaginavo. No. Mi sa che hanno capito anche i nostri spettatori. No. Va bene, allora noi vi ricordiamo, 29 ottobre, a che ora si parte? Alle 9 della mattina, sul Lungolago Europa. Ok. Ma consiglia la colazione prima? Ma dipende, una colazione non troppo pesante, sì, va fatta, insomma. Ah, ok. E niente, le iscrizioni al ritiro pettorale sono il sabato pomeriggio, il giorno prima, poi la mattina c'è la possibilità ancora per quelli che vengono la mattina stessa di ritirare il pacco gara e alle 9 si parte. Non ci siamo detti una cosa, però, quanto dura più o meno? Ok, che magari qualcuno ci mette pochissimo, qualcuno certo, non la gara, la finisce, i vincitori, i primi di solito la chiudono in 2 ore e mezza. Ah, la gara, sì, più o meno in quel 29 km in montagna con un dislivello di 1900 metri. Di 1900 metri in 2 ore e mezza. E i primi corrono, eh. I primi corrono. E poi ci sono gli ultimi che si fanno giustamente il giro, comunque sei assistito perché c'è il soccorso alpino sul percorso, ci sono i ristori, quindi è anche per un amatore, sai che vai a fare un percorso abbastanza impegnativo e comunque c'è assistenza sul percorso e ti viene anche più la voglia, insomma, vai con più sicurezza a provare a fare qualcosa che magari da solo non ti cimenteresti nemmeno. Certo, perché magari una persona è anche alle prime armi e dice provo con questa gara, esatto, e mi misuro. E poi ti misuri, comunque c'è la possibilità che se non ce la fai ci sono i vari punti, le vie di fuga che vieni riportato alla base, quindi però per ora bene o male arrivano tutti. C'è qualcuno che non riesce a entrare nei cancelli orari al tempo massimo, però sono sempre pochi perché diamo molta la possibilità di partecipare un'ampia gamma di atleti, dagli agonisti, quelli che corrono forte forte e quelli che la prendono come un'impresa personale per arrivare in fondo, insomma. Ma io chiedo, poi auguro di no, ma se ci fosse brutto tempo? Se ci fosse brutto tempo, come è già successo, come succede sempre negli ultimi 3 anni a Bellagio. Infatti quest'anno abbiamo spostato la data apposta. No, ma non solo a Bellagio, cioè è tutto un quest'anno abbiamo spostato di una settimana apposta per... ho detto va, sono 3 anni che la data... Quando cade il 22 e il 23, la penultima domenica di ottobre, a Bellagio piove. Allora quest'anno l'abbiamo spostata di una settimana, perché la settimana dopo di solito sono 3 anni che è una bella splendida giornata di sole. Magari quest'anno si inverte. Però il anche se piove si corre. Sì, no, sì, si corre, c'è un percorso alternativo che si evita la vetta del San Primo perché comunque diventa pericoloso, ci sono i volontari che devono raggiungere la vetta e sono su in mezzo... devono portare i ristori, avere il materiale per i ristori, quindi per loro diventa pericoloso, per gli atleti anche, perché se dovesse succedere qualcosa con la nebbia o la pioggia, l'elicottero del soccorso. Vabbè, però vuole. Noi incrociamo le dita perché quello ci sia sempre bel tempo, dai, certo, dai, ma ci sì, sarà dai. Bel tempo quest'anno, sì, avete spostato di una settimana, speriamo. Va bene, allora io vi ricordo 29 ottobre, partenza alle 9 del mattino, ritiro dei pettorali il giorno precedente che è sabato e buona gara a tutti. Ciao Franco, grazie ciao per essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ci vediamo tra pochissimo con gli eventi del weekend. Quindi abbiamo parlato della Sky Race, che però sarà un po' più là nel tempo, ma intanto a Bellagio questo weekend, sabato per essere precisi, non perdetevi il concerto Una Sera di Settembre al Lido. E poi sempre per gli appassionati di orchestra, bis del concerto di musica classica di sabato scorso a Varenna, quindi anche questo sabato alle 19 presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, le note di Young Classical Talents. E passiamo agli appuntamenti con l'intrattenimento. Anche quest'anno il mitico raduno della Moto Guzzi è finito, è già un ricordo. O no? A Mandello continua a pensare agli appassionati di motori. E quindi questo weekend ci sarà la Motor Street Food da venerdì a domenica nelle piazze del paese. Appassionati di motori, ma non solo, eh.
E un'altra 3 giorni, ma di diverso genere, a Colico con la rassegna enogastronomica d'autunno. E anche Galbiate propone una lunga festa da venerdì a sabato, il Barlafest, la festa dei Barlafus, con serate musicali e pomeriggi a tema. L'ho letto bene, Pippo? Barlafus? Esatto. Ok, meno male. Anzi, la pronuncia giusta è Barlafus. Barlafus, ok. Vabbè. Mentre sabato e domenica, sempre a Galbiate, si tiene la Sagra di San Michele. Vediamo la locandina, così la seguiamo insieme. Si parte con la messa inaugurale delle 11, poi laboratori naturalistici e giochi, uno spettacolo teatrale, cultura e visite guidate al sito archeologico di Monte Castelletto e poi ancora divertimento, musica e buon cibo. A Civate invece sabato e domenica grande festa per il 100° anniversario del gruppo Alpini. Sabato sera alle 19, serata dance anni 80, 90 e 2000 all'oratorio di Stalla al Barro a Galbiate. E sabato anche festa con gli Alpini per il 50° anniversario del Padiglione Gioioso a Bellano. Cultura e mostre. Abbiamo sabato a Galbiate un incontro con lo storico Davide Conti all'Auditorium Golfari alle 16. L'argomento è 8 settembre, l'Italia di fronte al bivio della storia. E poi vorrei attirare l'attenzione in modo particolare su un evento che secondo me è molto bello da portare, non so, ai propri bambini, ai propri nipoti, perché vuole avvicinare gli adulti di domani alla lettura, e è Leggere per gioco, e si terrà sabato a Galbiate alle 15.30. Sabato sera invece alle 18.30 a Bellano la conferenza Il bello dell'orrido con Armando Besio in dialogo con Maurizio Porro. E infine vi segnalo anche la mostra dell'antiquariato, del modernariato e del collezionismo domenica a Mandello in Piazza Italia dalle 8 alle 18. Per chi ha voglia di godersi un buon film, venerdì, sabato e domenica a Bellano c'è la proiezione di Io Capitano alle 21. E poi lo sport. Vi ricordo innanzitutto il Giro dei Montecchi di Colico. Noi ne abbiamo parlato con Andrea Combi nella scorsa puntata, quella del 14 settembre. La trovate sulla pagina, sul canale di Unica TV su YouTube, nella playlist Weekend sul Lago, quella del 14, e trovate tutte le informazioni. Io vi ricordo che è una camminata di 8 km non competitiva in un percorso storico e naturalistico, e quindi diciamo molto bello. Tra l'altro, Pippo, la locandina la possiamo mettere un attimo? Certo. Ok, grazie. E proseguono i gruppi di cammino di Bellano, quell'oretta di passeggiata serale per tenersi in forma dopo le ferie, il lunedì e il mercoledì. E con questo è tutto, io vi auguro un buon weekend e noi ci rivediamo giovedì prossimo alle 20.40. Ciao!